Eccoci all'ultima parte di questa nostra trasmissione con Franco Gaspari. Stiamo parlando di Restart, stiamo parlando di Area Carbon. Io rifarei un attimo, abbiamo parlato un po' nel dettaglio del progetto, quello che può essere il ruolo del polo scientifico, tecnico, culturale e tecnologico. Cosa significa, facendo un passo indietro, cosa successe all'accordo iniziale con la Carbon per quello che riguarda questo caso amianto che è uscito fuori? No, perché voi, quando avete definito l'accordo, forse non eravate a conoscenza della presenza di questo materiale, o perlomeno non so se è così in queste dimensioni. Sì, allora è chiaro che quando noi diciamo Restart, in particolare i rappresentanti di Restart, quando abbiamo chiuso il contratto con Carbon, abbiamo chiuso il contratto con Carbon in virtù del fatto che Carbon aveva predisposto un piano di bonifica, seppur preliminare, che però prevedeva delle attività. Quel piano di bonifica non indicava nulla Riguardo rispetto questo. alla consistente presenza di amianto sulle coperture, parliamo, l'amianto Sì. sulle coperture. Allora, è chiaro, tra l'altro io faccio questo mestiere, guardare da 40 metri, 30 metri, 40 metri una lastra grigia e capire se lì dentro è contenuto amianto o meno è veramente difficile. Però è Anche perché spesso chiaro. ci se ne accorge dopo anni, dopo Appunto, allora decenni. è chiaro che la Carbon aveva il dovere di legge, l'obbligo di legge di dirci che quelle coperture erano in amianto, cosa che la Carbon non ha fatto. Quindi non l'ha fatto perché evidentemente ha ritenuto di non, che non fosse, diciamo, un aspetto Rilevante. rilevante, e quindi quando noi abbiamo comprato l'area nel 2010. Poi nel 2011 abbiamo presentato il primo progetto di bonifica, diciamo il primo step del progetto di bonifica. In quel progetto, siccome abbiamo rifatto tutte le analisi, abbiamo ricontrollato, diciamo, bene, perché era di nostra proprietà, quindi abbiamo ricontrollato tutto il sito e abbiamo rilevato che su una parte consistente delle coperture, quelle lastre erano di cemento che conteneva anche amianto. A quel punto noi chiaramente l'abbiamo detto, perché nel Segnalato. progetto di bonifica presentato da Restart nel 2011, ripeto, c'è scritto che è esattamente l'amianto che sta nel sito. Siamo andati avanti con la procedura, quindi noi abbiamo subito detto alle autorità che quelle C'era questa coperture, perché presenza. le abbiamo a quel punto analizzate, abbiamo visto questa presenza. Nel frattempo abbiamo continuato a gestire il sito, quindi anche a gestire l'amianto, in che modo? Facendo analisi dell'aria, analizzando lo stato di consistenza. Più volte gli enti hanno fatto dei sopralluoghi, più volte Restart ha fatto degli interventi per Sono mettere in state una delle sicurezza. ordinanze che Sì, per vi. mettere in sicurezza quelle parti, diciamo, delle coperture che con il tempo hanno un normale Rischiavano di avere. deterioramento e quindi debbono essere sistemate, nell'attesa, nelle more dell'approvazione del progetto che Di prevede, come bonifica sappiamo, globale. che prevede la bonifica globale del sito a partire dall'amianto. Quindi noi abbiamo avuto un comportamento assolutamente lineare e chiaro nei confronti di tutto. Poi, un anno fa circa, siamo venuti a conoscenza che la SGL Carbon è stata italiana, è stata messa in liquidazione. Allora abbiamo fatto presente che c'era questo problema, diciamo, dell'amianto. La società, Avete fatto presente alla società questo? La società ci ha detto che loro, secondo loro, non dovevano fare nulla. A quel punto abbiamo semplicemente esposto i fatti, alla magistratura, ci siamo rivolti al Tribunale di Ascoli dicendo esattamente come erano andate le cose e, come sapete, alcuni giorni E di fa questi il giorni? Tribunale di Ascoli, verificato quello che abbiamo detto, verificato quello che ha risposto la Carbon in sede di difesa, ha condannato in solido la SGL Carbon italiana in liquidazione e soprattutto la multinazionale SGL Carbon, che in questo momento ha sede in Spagna, ha
togliere l'amianto, ma semplicemente... sobbarcarsi i costi di questo. Certo, lo debbono togliere loro, e quindi diciamo, questo è quello che dice la quindi sentenza. Quindi adesso, dal punto di vista proprio pratico, concreto, che cosa accadrà? Ma noi continuiamo ad andare avanti, diciamo, come siamo andati avanti finora, nel senso che continueremo, nelle more dell'approvazione del progetto di bonifica, continueremo a gestire il sito come abbiamo fatto finora, quindi nel pieno rispetto della legge. Appena sarà approvato il progetto, e speriamo sia approvato in tempi rapidi, si inizierà la bonifica a partire dall'amianto. Lo dovrà fare la Carbon, qualora la Carbon, perché gliel'ha ordinato il giudice, qualora la Carbon decidesse... Ma voi non vi fermate comunque, casomai vi rifarete... Ma esatto, se la Carbon disattende ciò che gli è stato ordinato dal giudice, ce ne dovremmo fare carico provvisoriamente e poi magari rivolgerci alla Carbon per avere il rimborso dei costi, insomma, ecco, ma non, cioè, questo non modifica... Non incide sui tempi. Non modifica, dal nostro punto di vista, non modifica nulla rispetto al percorso che stiamo portando avanti. Questo, diciamo, è solo un'attribuzione di responsabilità. È solo un'attribuzione di responsabilità in un contratto fra privati, cioè fra noi e la Carbon. Cioè, rispetto a tutta questa procedura non incide in modo questo assoluto. Questo discorso della bonifica, voi che tempi auspicate? Si parlava di poter iniziare dall'inizio dell'anno nuovo? Noi dovremmo sicuramente iniziare quanto prima, perché comunque sappiamo che la rimozione dell'amianto entro quest'anno deve essere avviata. Quindi noi ci auspichiamo che nei prossimi mesi si chiuda, diciamo, la procedura in modo da poter iniziare quanto prima con la rimozione dell'amianto. Quindi diciamo subito dopo l'estate con l'approvazione delle procedure, diciamo. Sì, diciamo che le autorizzazioni non ce le possiamo dare da soli, quindi le autorizzazioni avremmo già fatto. Quindi io mi auguro che comunque tutti gli enti che conoscono esattamente la situazione siano, diciamo, rapidi, anche perché il progetto di diciamo bonifica... che adesso il processo è in discesa dopo una fase molto, molto delicata in cui si è analizzato se si è andato al ministero eccetera eccetera, no? Sì, ma i nostri tecnici lunedì presenteranno agli enti il piano operativo di bonifica, che non è un piano diciamo che nasce da questa settimana, è la chiusura, diciamo, di un percorso, il lavoro che è stato svolto in questi anni, cioè, perché poi in questi anni ci sono state innumerevoli conferenze dei servizi, tavoli tecnici, incontri monotematici, quindi il piano operativo di bonifica è sostanzialmente la sintesi della proposta, diciamo, che i progettisti nostri hanno fatto, che diciamo, adeguata alle prescrizioni che i vari enti hanno dato ai singoli temi, perché comunque lì c'è da gestire il discorso dell'amianto, c'è da gestire tutto il discorso della bonifica del sottosuolo, quindi e poi ripeto, guardano... E tutto questo, diciamolo, incide anche sul discorso dei costi, perché alla fine... Certo, i costi, in base a quello bisogna... diciamo che conosco chiaramente, per averlo avuto in visione, avendo avuto il privilegio di guardare diciamo, il progetto che verrà presentato lunedì scorso, i costi sono sostanzialmente mantenuti invariati rispetto alle previsioni iniziali, quindi riusciti a trovare la quadratura del cerchio, diciamo. Sì, diciamo che l'impegno sostanzialmente è quello che era stato individuato fin dall'inizio, insomma, sì. Quanto ha inciso, secondo lei, la lentezza della burocrazia sull'esito del progetto, sul buon esito del progetto? Cioè, alla fine eravate arrivati a un punto, io mi ricordo, avete chiesto anche alla città, ai cittadini che la pensavano positivamente su questo tipo di discorso, di farsi avanti, di uscire allo scoperto, no? Beh sì, allora, diciamo che il progetto ha avuto un periodo, io ritengo, abbastanza diciamo, lungo, nella fase di approvazione dell'analisi di rischio, quindi quella procedura, quello step ha comportato che era uno step, diciamo, decisivo, perché era lo step che individuava gli obiettivi di bonifica, esatto, e quindi lì c'è stata sicuramente, come è giusto che sia, una grande attenzione da parte di tutti gli enti
per cercare di ottenere il massimo risultato, e quindi lì sicuramente c'è stata, diciamo, una grande attenzione che ha comportato, diciamo, diversi mesi di studio, diversi mesi di confronto, e quindi, diciamo, quella forse è la parte che più delicata è la parte più delicata, perché comunque quando si va a toccare la salute delle quando persone. Si parla della salute delle persone, voglio dire, la salute viene prima di tutto. Questo vale per tutti, non è che vale solo per gli enti, certo. Vale anche per noi, e quindi è chiaro, facendo le cose nel miglior modo possibile. Quindi ecco, noi auspichiamo che questa procedura sia ormai prossima al traguardo, e quindi poter finalmente avviare, diciamo, avviare le opere di bonifica. Insomma, ecco, questo è il nostro auspicio. I lavori di bonifica che richiederanno anche l'ausilio di questi ex lavoratori della Carbon, di qualcuno di loro, oppure... Ma allora la provincia ha fatto, diciamo, dei corsi di formazione per rivolta diciamo ad ex lavoratori della Carbon, e penso anche ad altri lavoratori, in particolare ad ex lavoratori della Carbon. Sicuramente ci sarà bisogno di maestranze per fare l'attività di bonifica, maestranze specializzate, quindi noi tutte diciamo, le attività che potranno essere sviluppate dalle competenze locali, sicuramente, siccome uno degli obiettivi di questo progetto è dare lavoro, si cercherà di impegnare le maestranze e le aziende locali. Qualora fossero necessarie alcune attività specialistiche che sul territorio non ci sono, è chiaro che bisognerà rivolgersi al mercato e trovare, diciamo, chi è capace di fare alcuni tipi di lavorazione, perché comunque ci sono alcuni tipi di lavorazione che non sono abituali, cioè non è... È un po' il discorso che facevamo prima, no? Di creare poi un know-how che magari potrebbe Che magari rimane, quindi far crescere l'esperienza, e magari questa esperienza ripeterla altrove, non disperdere la conoscenza che è stata acquisita. Pensa che questo risultato che si raggiungerà con questa riconversione, no? Tra l'altro al momento senza finanziamenti pubblici, ribadiamo, magari non so se la speranza l'avete accantonato, c'è qualche possibilità? No, noi siamo diciamo fiduciosi e speriamo, ad esempio, che in particolare sulle attività, diciamo, del polo ci sia la possibilità di utilizzare finanziamenti comunitari. Il comune di Ascoli e la regione Marche stanno, diciamo, lavorando in questa direzione, nel senso che nel PORFERS 2014-2020 alcuni finanziamenti vanno ai progetti di riqualificazione urbana come questo. Quindi il comune di Ascoli so che si sta attivando per concorrere ad acquisire questi finanziamenti, che comunque sono finanziamenti destinati diciamo all'attività pubblica del progetto, quindi al polo, quindi non, cioè, ecco, sgombriamo il campo, non a coprire i costi di bonifica. Anche un altro aspetto che mi piace ricordare, voglio ricordare a me stesso, è che in realtà di questi 25 ettari, quando sarà completato, diciamo, l'intervento di bonifica, oltre due terzi diventerà diciamo suolo pubblico, diventerà area pubblica, quindi non è che rimane diciamo di proprietà privata. Insomma, ecco, questa è una cosa che spesso, diciamo, dimentichiamo, invece ritengo che alla collettività è utile ricordare che Restart fa sì questa attività, ma due terzi dell'area è chiaro che sarà ceduta. Quindi, diciamo, la città recupererà proprio a livello proprio di proprietà due terzi della recupererà, cioè, ad esempio, il verde pro capite per dei cittadini di Ascoli con l'intervento di realizzazione del parco urbano verrà raddoppiato, cioè noi passeremo da
3 metri quadrati di verde per abitante a 6 metri quadrati di verde per abitante, quindi alzerà questa soglia, e sicuramente è uno, diciamo, è un aspetto positivo del progetto. Dicevo prima, questa riconversione potrebbe diventare un esempio da esportare a livello nazionale per tutte quelle aree post-industriali che sono rimaste abbandonate? Io penso di sì, cioè questo è uno degli altri, diciamo, è un tema molto interessante quello che lei pone. In Italia finora le attività di bonifica, quelle che sono state portate avanti, sono state portate avanti esclusivamente con fondi pubblici. Cioè, finora, questo sarebbe uno dei primi casi. Se noi guardiamo lo scenario nazionale delle attività di bonifiche fatte in questo paese, troviamo esclusivamente casi di bonifica finanziati con denaro pubblico. Come sappiamo, le finanze pubbliche hanno subito nel corso degli anni una fortissima contrazione e quindi quel tipo, diciamo, di approccio rispetto alle bonifiche non è più possibile sostenere, tant'è che lo stesso Stato italiano ha ridotto per numero e per dimensione i siti di interesse nazionali che vengono finanziati con i finanziamenti pubblici. Noi più volte abbiamo avuto contatti col Ministero dell'Ambiente anche per individuare le procedure, certo, eccetera. No, sappiamo che questa procedura era partita, l'aveva fatta partire in un certo modo la Carbon, perché in quel momento c'era la possibilità di avere dei finanziamenti pubblici, eccetera. Noi più volte ci siamo recati al Ministero accompagnati. All'inizio si parlò di 20 milioni sì, di euro. Sì, 35, cioè di tutto ciò. Anche lo stesso Ministero ha detto: guarda, se volete inventatevi qualcosa che fate da soli, perché su di noi non ci contate. Questo è stato messo in chiaro subito. Quindi o uno lascia tutto così com'è, oppure tiratevi su le maniche, inventatevi qualcosa. Poi se strada facendo la Comunità Europea per la riqualificazione urbana prevede dei finanziamenti, che poi sono sempre cofinanziamenti, perché come sappiamo i fondi comunitari vanno ad affiancare fondi locali che possono venire dal privato e dal pubblico, però non sono mai finanziamenti che coprono il 100% dell'investimento. Certo. Quindi sul polo, per fare un esempio, noi abbiamo detto che riserviamo delle risorse, mi sembra che noi abbiamo individuato per un investimento di circa 4 milioni sul polo, che può costituire una parte del finanziamento locale da affiancare a finanziamenti comunitari per fare un'attività di tipo pubblico. Quindi voglio dire, questi sono i temi e noi su questi ci vogliamo confrontare, ci confrontiamo con tutti, cioè vorremmo che le proposte di miglioramento siano, diciamo, indirizzate per poter fare e non per poter lasciare alle future generazioni una situazione di questo tipo, insomma. Ecco, quindi questo è l'approccio che abbiamo sempre avuto fin dal primo momento e continueremo sempre ad avere. O si partiva così o forse non si partiva. Ma se non si partiva così non si sarebbe partiti, perché ancora oggi stavamo a cercare i finanziamenti pubblici. No, c'è chi fa l'esempio, la RUR ha riqualificato un'area industriale. Sì, andiamo a vedere con quali soldi, con soldi pubblici che in questo momento in Italia non ci sono. Quindi è inutile che guardiamo esempi che non sono riproducibili in questo momento qua, perché significa voler nascondere la testa sotto la sabbia e non confrontarsi con la realtà. Siccome noi siamo imprenditori, ci confrontiamo tutte le mattine per tutto il giorno con la realtà dei fatti per portare avanti le nostre aziende, è chiaro che seguiamo dei percorsi che pensiamo possano arrivare a una soluzione. Certo. Ecco, non è che perché diciamo facciamo un bellissimo parco verde, il primo a dire che sarei felicissimo come Ascolano che in quell'area ci fosse un parco verde dove uno può passare tutta la giornata magari anche senza lavorare perché c'è qualcuno che gli dà lo stipendio gratis, ma stiamo parlando di cose che non sono realizzabili. Ripeto, l'approccio nostro di imprenditori, di imprese, non può essere questo, insomma, ecco. Arriviamo alla fine, ultima cosa, se vuole lanciare un messaggio e a chi vuole lanciarlo, rivolgendosi
alla politica, alle istituzioni, ai cittadini, alla carbon, non so chi. No, allora io quello che voglio dire è che voglio lanciare due messaggi. Uno, che come sapete Restart è una società che vede diciamo tante imprese locali nel capitale sociale. Noi abbiamo sempre detto che la Restart è una società comunque aperta al contributo di tutti. In questo periodo abbiamo aperto un ennesimo, diciamo, aumento di capitale e per la prima volta abbiamo aperto a terzi. Cioè l'appello è questo: qualsiasi investitore abbia interesse ad investire su questo progetto, che è un progetto, diciamo, di medio termine, non è un progetto di breve termine, una speculazione. La speculazione è quella che si esaurisce nel giro di pochi mesi, pochi giorni, un anno, due anni. Questo è un progetto che vedrà, per chi fa l'investimento, una remunerazione dopo un periodo abbastanza lungo. Però chiunque, come gli imprenditori di Restart, hanno creduto su questo progetto e vuole investire su questo progetto entrando nel capitale, questo è un momento adatto perché è aperto un aumento di capitale. Quindi chiunque si sente legato a questo territorio, pensa che questo progetto possa dare un contributo allo sviluppo, è benvenuto. È il momento giusto, diciamo. È il momento, stiamo già ricevendo delle manifestazioni di interesse da parte di diciamo alcuni e quindi pensiamo che questo percorso diciamo sarà possibile. Un'altra, diciamo, informazione che volevo dare è che stiamo, diciamo, collaborando con Hub 21 per mettere, diciamo, in piedi un fondo di investimento per affiancare le start-up. Nel senso, si sta attivando un progetto che dovrà raccogliere capitale da mettere a disposizione delle start-up, ovvero start-up. Chi ha un progetto di impresa che verrà valutato fattibile e sostenibile riceverà un capitale per poter avviare la propria azienda, che quando l'azienda sarà avviata chiaramente poi dovrà restituirlo. Quello che dovrebbe essere il ruolo delle banche, che in questo periodo è molto difficile. Diciamo che le banche hanno anche altre finalità, non solo questa, però diciamo potrebbe, ecco, essere perché comunque è anche vero, avviamo delle start-up eccetera, però poi uno degli elementi indispensabili è comunque avere capitale. Avere il supporto se per poi partire. Non si trova capitale, la bella idea muore. Resta sul tavolo. E quindi apertura del capitale sociale anche a terzi, quindi chiunque ha a cuore questo territorio, pensa che questo progetto sia un progetto importante per questo territorio, è il momento di crederci. È il momento di crederci, è il momento di dimostrare che si crede su questo territorio. L'altro, l'apertura a chi vuole creare nuove imprese, no? A chi vuole creare, diciamo, chi vuole sostenere la creazione di nuove imprese, perché in questo momento quello si sta cercando di attivare, si sta lavorando per attivare un fondo che possa, diciamo, contribuire, può supportare le idee, concretamente le idee, alle buone idee che verranno, diciamo, dagli start-upper. Bene, siamo arrivati alla fine, io la ringrazio, buon lavoro per tutto quello che l'aspetta nei prossimi mesi, alla prossima. Grazie a lei, grazie a lei.